4.400.000 euro per Oro Arezzo e Gold Italy. Questa la seconda proposta di acquisto per le due fiere orafe aretine da parte di IEG, il colosso riminese che già le gestiva in affitto e che si era visto respingere una prima proposta d'acquisto lo scorso gennaio. Una notizia che arriva a margine dell'ultima giornata di Gold Italy, che si è chiusa con un bilancio apparentemente positivo, anche se le somme poi andranno tirate con in mano l'intero quadro degli ordinativi. IEG, dunque fresca di quotazione in borsa, ha formalizzato la propria proposta d'acquisto anticipata rispetto alla scadenza dell'affitto che sarebbe avvenuta nel 2021. La proposta di 3.494.000 euro, a cui se ne aggiungono 956.000 di quota variabile al verificarsi di alcune condizioni legate allo svolgimento della prossima edizione di Oro Arezzo. Dal totale va poi sottratto il 1.144.000 euro che i riminesi non pagheranno per il canone del 2020, essendo già diventati proprietari prima. La discussione adesso si concentra sulla differenza con l'offerta che IEG aveva presentato ormai quasi un anno fa, 5,2 milioni di euro pagabili in 5 rate annuali, da cui andavano sottratti circa 2 milioni di affitto. La proposta inviata da Arezzo Fiere Congressi prevede un termine per l'accettazione e la formalizzazione degli atti fissato per il 13 dicembre 2019. Adesso l'ultima parola spetterà ai soci. La proposta, che è stata accolta con soddisfazione dai soci pubblici, ha dichiarato l'amministratore unico di Arezzo Fiere Congressi Sandra Bianchi, consentirà il permanere ad Arezzo degli eventi orafi, vetrina del primo distretto europeo della produzione orafa made in Italy, e di consolidare l'equilibrio economico e finanziario della società con nuove proposte di sviluppo futuro.